Eccoci qua. Siamo di nuovo qui per una nuova puntata. Oggi vi vogliamo portare in un bel posto. È un posto meraviglioso. Sì. Abbiamo ancora un ricordo bello fresco ed è per questo che abbiamo deciso di cercare di raccontarlo subito. È l'ultimo viaggio dal quale siamo tornati. Infatti vi porteremo nell'India, ma vi porteremo nell'India del Sud. Di partire vogliamo fare una premessa. Divideremo questo viaggio in tre puntate. È un viaggio particolare che richiede molte descrizioni e quindi non vogliamo dilungarci molto in una puntata. L'abbiamo anche diviso a seconda degli stati che noi abbiamo attraversato. Il primo, che è quello forse più antico, è quello più ricco di templi, di spiritualità, il Tamil Nadu. Un'India magnifica, particolare, fuori forse anche dalle grandi rotte, e voi sapete che viaggiare con la moto ha un sapore tutto particolare, perché si riesce a entrare dentro i luoghi, la popolazione, i mercati, cose che in qualsiasi altra maniera, a piedi, in bus, con la macchina, insomma, non sarebbe assolutamente possibile. Partiamo? Siamo pronti! Il nostro viaggio parte da Bangalore, l'abbiamo raggiunto con l'aereo. Quindi abbiamo incastrato tutta una serie di cose, diciamo la velocità relativa dell'aereo e la possibilità di avere a disposizione una moto per poter fare questo viaggio. Una moto particolare, questa volta non a noleggio. Una bellissima X-Cape, nuova fiammante. Sfruttando le relazioni che nel corso degli anni abbiamo tessuto e sfruttando anche il momento molto particolare che l'India come paese sta attraversando. È un paese in grande sviluppo economico, ci eravamo stati solo 3-4 anni fa, l'abbiamo trovata molto cambiata, ed è un paese in cui lo sviluppo economico consente anche uno sviluppo dei consumi, tra questi naturalmente le moto. Perché le moto sono un elemento essenziale dell'India e del suo muoversi. In una situazione che forse rappresenta il 50, 60, forse anche il 70% dei mezzi circolanti. Se non fosse stato per il colore sembrerebbe proprio la nostra, che però abbiamo dotato di un ulteriore accessorio che è la borsa da serbatoio, che per noi è una cosa fondamentale. Una borsa da serbatoio che usiamo praticamente in tutti i nostri viaggi, che ha un anello magnetico come la Pro GS della SV Motec, che si attacca e si stacca in una maniera veloce e sicura. Allora questa mattina si parte, tra poco andremo a preparare la moto, caricare i bagagli e poi via, pochi chilometri fino a Vellore, circa 200. Una città di templi, ma che ci serve soprattutto per prendere confidenza con la moto e con l'ambiente. Partiamo quindi dal concessionario di Bangalore. Una cerimonia, sembravamo proprio dei divi di Hollywood, fiori, petali, il segno dell'accoglienza, è stato proprio emozionante. È stato anche emozionante poi lasciarli per infilarsi nel traffico che a qualche metro da noi stava fluendo. Il tema per arrivare a Vellore era quello di
inserirsi dentro sto fiume infinito di mezzi tutti strombazzanti, perché lì il tema del clacson è un tema caratteristico e forse unico. Però non dobbiamo interpretarlo come faremo noi qui, che quando ci suonano siamo disposti a scendere dalla macchina e a qualsiasi cosa. No, lì il clacson serve a dire: oh, sto arrivando, stai attento. E in un certo periodo del viaggio abbiamo avuto anche delle difficoltà col nostro clacson e sempre ci siamo trovati un po' a disagio, per dire che ci si abitua subito, così come ci si abitua a entrare nella sintonia di questo caos continuo, che però ha un suo ordine, cioè seguendolo, facendosi trainare, ecco, insomma, non abbiamo mai trovato delle difficoltà. Cerchiamo da subito di evitare le autostrade, cerchiamo le strade più secondarie. Sulle strade, ecco, per chi volesse fare un viaggio come questo, volevamo dire un'ultima, due cose. Una bella: le autostrade le moto non le pagano. Quando ci si avvicina al casello c'è una corsia preferenziale stretta stretta e attraverso questa si entra evitando il casellante e la tariffa. L'altra invece è la questione dei DOS. Forse per fortuna, forse sono fondamentali, perché i DOS sono veramente impegnativi anche con la moto, per cui è obbligatorio rallentare per noi con la moto, rallentare per le macchine e soprattutto per i camion, che li affrontano a velocità minimali. Arriviamo a Vellore, Emilio, Vellore, che è stata la prima grande sorpresa. Poi sì, Vellore era a 200 km da Bangalore e l'avevamo pensata come una tappa tecnica per non fare da subito 350 km e arrivare, diciamo, alla destinazione principale che avevamo in mente, che era Chennai, l'antica Madras. Quindi Vellore era circa a metà strada e subito abbiamo incominciato a capire un po' come funzionano tutte le cose che vi abbiamo appena raccontato. Sì, ci ha introdotto in quello che è la realtà del Tamil Nadu, che è quella dei templi. Sono all'incirca 5.000 in tutto il territorio e che sono veramente particolari. Vellore è stato il primo approccio anche per noi, per sapere come muoversi, perché un po' come in tutta l'India abbiamo respirato un senso di grande libertà e di grande disponibilità, soprattutto nei rapporti con le persone. E questo naturalmente anche con i templi, dove, diciamo, l'unica imposizione categorica, e non è poi una cosa così semplice per noi, è quella di toglierci le scarpe. Sì. Loro normalmente hanno le ciabatte, per cui fanno presto. Noi abbiamo le scarpe da moto e questo ci metteva in difficoltà nel momento in cui noi scendevamo dalla moto per andare a visitarli. Sì, e soprattutto anche la preoccupazione, anche perché erano le uniche scarpe, a proposito di peso e di bagagli, che avevamo con noi, per cui un'eventuale loro mancanza ci avrebbe creato dei problemi. No? Non poche difficoltà. Andiamo direttamente verso Chennai. Chennai è l'antica Madras ed è stata la sede della Compagnia Britannica delle Indie per moltissimo, moltissimo tempo ed è la capitale vera e propria del Tamil Nadu. Buongiorno! Buongiorno a voi! Buongiorno da Chennai! Come vedete, alle nostre spalle una Morini bianca e rossa. È un po' attento da casa, no?
avevamo un appuntamento a cui non potevamo mancare ed era quello con il concessionario di Moto Morini di Chennai, ma anche con i ragazzi, con i loro motoclub e tutta l'allegria e la passione di essere motociclisti tra i motociclisti, soprattutto in una giornata molto particolare. Sì, infatti siamo arrivati a Chennai il giorno dell'indipendenza, che hanno voluto condividere con noi, ci hanno portato a visitare una scuola materna dove abbiamo incontrato poi, oltre ai bambini, oltre agli insegnanti, altri gruppi di motociclisti che erano lì riuniti per portare dei doni a questa scuola e a questi bambini. Poi ci hanno trascinato dentro questa atmosfera e naturalmente abbiamo assunto un ruolo, voglio dire, di grande attrazione. Insomma, siamo stati tra il comitato organizzatore che ha premiato questi piccoli ragazzi, tutti molto emozionati, e poi in una caterva di foto ricordo che abbiamo fatto praticamente con tutti. Una volta lasciati i ragazzi di Chennai a 30 chilometri, siamo andati a visitare questo bellissimo centro di templi patrimonio dell'umanità. Sono più di 40 tra monumenti, templi, opere artistiche di grandissima bellezza. E mentre a poche centinaia di metri di distanza c'è un'incisione che comprende per 30 metri di larghezza tutta una roccia di granito per raccontare un poema epico ed è chiamata la discesa del Gange. Tamil Nadu è uno dei luoghi più antichi della terra, con una letteratura che giunge fino ai giorni nostri, con tantissime storie da raccontare. Sì, come poi a Tiruvannamalai e nel suo tempio, che è la città che decidiamo di andare a visitare rientrando all'interno del Tamil Nadu. È una delle cinque città sacre a Shiva, perché è qui che viene raccontata la storia di lui che ridà la luce al mondo attraverso un lingam di fuoco, dopo che la moglie Parvati aveva portato le tenebre quasi per un gioco con lui. Quindi è un susseguirsi di elementi mistici, religiosi, narrazioni, storie, guerrieri, è veramente una cosa straordinaria. Facile, entrando nei templi, essere accolti dall'elefante del tempio, che ha tutta una funzione, vero? Sì, l'elefante ha una funzione molto particolare, che è quella di una sorta di benedizione. Il credente si avvicina alla proposito dell'elefante, china la testa e l'elefante gli appoggia la proposito sulla, una sorta di benedizione, sulla testa. L'elefante è un animale che, insomma, ha una sua dimensione e intorno a lui spesso e volentieri si sviluppano canti, riti, tamburi che suonano, corni che suonano, quindi musica ad alto volume. Lui si muove come in una sorta di
estasi anche l'elefante e sembra veramente che ti benedica. Per un momento ho pensato che potesse benedire anche me. All'interno dei tempi si respira poi un'aria del tutto particolare, non solo per le cerimonie, non solo per le statue, le sculture artistiche, bellissimi gopurami, santuari, ma a noi ci ha colpito moltissimo la gente così come si approccia nella loro religione e soprattutto le donne, questi gruppi di donne che vanno quasi come in pellegrinaggio e sono veramente bellissime. Un'altra atmosfera invece è quella che si respira a Pondicherry. Pondicherry viene chiamata anche Puducherry oppure anche Pondi per facilitare la loro descrizione. Ed è un'antica colonia, questa volta francese, era un'enclave che è rimasta francese fino, pensate, al 1954, e di questa presenza, soprattutto nella zona mare, dove c'è un bellissimo lungomare, è rimasto più di un monumento, a cominciare dalla cattedrale per finire insomma ad alcuni palazzi che si trovano lungo queste vie. Pondicherry è una città godibile anche nella vita, di notte noi che normalmente non usciamo mai, e c'è una vera e propria zona di street food dove ci sono 30, 40, 50 baracchini, ognuno dei quali produce e offre un mangiare da strada con poche rupie. I negozi di souvenir, insomma sei in una vera e propria città turistica, però molto 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 allegra e interessante. Però abbiamo dovuto lasciare anche questo perché il viaggio era un viaggio lungo, sì. E quindi abbiamo deciso di rientrare all'interno del Tamil perché ci sono una dopo l'altra, una città dopo l'altra, una serie di templi che sicuramente ognuno con la sua storia, ognuno con la sua bellezza, così dovevano essere assolutamente visitati. Erano i templi che molti dei quali sono nati nella dinastia Chola, e quindi abbiamo incominciato ad incontrare sia nelle grandi città come Kumbakonam o Tanjavur, che queste grandi architetture, questi grandi templi. Soprattutto Tanjavur ha proprio un sito archeologico molto importante. Sì, Tanjavur tra l'altro è una città straordinaria, ha questo tempio che risale all'undicesimo secolo. È stato realizzato utilizzando 130.000 tonnellate di granito. Pensate allo sforzo che è stato fatto. Tutte naturalmente finemente incise, raccontando storie incantate, ma è veramente uno spettacolo. Però non è neanche il solo, perché a poi a non tanta distanza, più o meno una cinquantina di chilometri, a Tiruchirappalli, ce l'ho fatta. Triki, loro la chiamano Triki. Potevi dirmelo subito. Ci sono addirittura 49 santuari, sì, dentro il tempio principale, e sono tutti dedicati a Vishnu.
molti di questi templi ci hanno permesso di fotografare fuori, perché quando poi entri nelle sale vere e proprie dove si compiono i riti, le abluzioni, ci sono templi come quelli di Trichy che al loro interno hanno anche tutto un percorso di vasche con l'acqua, ecco, lì non è possibile fotografare. Giustamente. Un momento intimo. Sì. A Madurai, ad esempio, che è la grande città santa, che poi andremo a visitare dopo Trichy, è assolutamente vietato fotografare, tant'è vero che all'ingresso non solo, voglio dire, non si può entrare con le macchine fotografiche, ma neppure con gli smartphone. Ed è stato bellissimo durante questo ingresso, dove non, si passa anche attraverso vere e proprie ispezioni personali, scoprire che la nonnina in sari di fianco a noi era nascosta lo smartphone e l'hanno beccata facendo. Sì, perché anche loro vorrebbero fotografare con lei, po' come noi. Lei lo smartphone l'ha lasciato. No, noi l'abbiamo dovuto lasciare. Ci eravamo organizzati. A noi ci hanno ispezionato molto bene, l'abbiamo dovuto lasciare. Comunque anche la nonnina l'ha dovuto lasciare alla fine. Madurai ha addirittura 14 gopurami, 14 di queste torri gigantesche, ognuna delle quali presiede un lato della cinta che protegge il tempio. Ed è da ricordare come venga chiamata anche la città del nettare, perché si dice che sia nata dalle gocce di nettare divino e scivolate dai capelli di Siva. E sono queste storie che rendono ancora più affascinanti di questi luoghi, come quella che costituirà la tappa successiva di questo nostro viaggio. Rameshwaram, e che si trova praticamente a uno sputo dall'isola dello Sri Lanka, l'antica Ceylon. E non è tantissimo distante, ma è proprio una lingua di terra che, vedendola magari attraverso le foto aeree, ci si renda conto come costituisca quasi una sorta di ponte naturale fatto di dune, che collegano il continente, quindi l'India, all'antica isola dello Sri Lanka. A Rameshwaram entriamo anche in contatto con un'altra cosa che non conoscevamo, e che è quella delle acque sacre. Ci sono questi luoghi dentro il mare che loro considerano sacri, e una di questi è anche la spiaggia di Rameshwaram, la città vera e propria, dove entrando attraverso degli archi sulla spiaggia ci si può immergere e quindi purificarsi. C'è il mare davanti al tempio, un tempio che è estremamente importante, perché sembra che qui Rama si sia fermato a pregare, e fanno di questa città uno dei luoghi più sacri dell'India. È paragonabile all'importanza che ha in questo senso Varanasi per tutti gli indiani. È stato quindi, insomma, con un bel po' di dispiacere che abbiamo lasciato questi luoghi di forte spiritualità ed emozionanti. Però la strada che abbiamo incominciato a percorrere, discendendo verso il sud,
non è che fosse meno emozionante. Sare sani sa sare sani sa sare sani sare sani sa sare sani sa sare sani padani sa tani sare kare kare sa sare sani sa. Sì, infatti abbiamo incontrato villaggi di pescatori dove, vista la loro grande ospitalità, abbiamo potuto fermarci e osservarli mentre raccoglievano le reti o si preparavano a uscire in mare, oppure rientravano, fotografarli, riprenderli, e tutto in un'atmosfera di sorrisi, di cordialità, di curiosità reciproca. Ma poi, proseguendo, incontriamo di nuovo le risaie, che sono un vero e proprio spettacolo, che hanno questi colori così intensi, magari contornati da queste alte palme, e dove sembrano proprio dei giardini, dove al centro le mondine indiane, le donne lavorano piantando, ripulendo, voglio dire, le coltivazioni. Qui la strada incomincia, una volta che si è alleggerita dal traffico, incomincia a essere veramente godevole, da poter viaggiare con soddisfazione. Ci sono i venditori di cocco, ad esempio, che con quattro colpi di macete ti mettono a disposizione il cocco che prima si beve e poi, una volta aperto, si mangia la polpa, una polpa così particolare e unica che noi qua non ci siamo, non ce la siamo mai sognata. Insieme al cocco abbiamo trovato venditori di cocomri, oppure di papaya che ci veniva pulita per l'occasione, ananas, ma anche di cetrioli che venivano serviti insieme a una polvere piccantissima. Ormai il viaggio, questa prima parte, incomincia a misurare la propria fine. Abbiamo un'altra sosta prima di arrivare a Cape Comorin, che è la punta estrema dell'India, che è Tirukendur. E qui c'è un tempio che è un tempio veramente straordinario, affacciato sul mare, dedicato a Murugan, che è il dio della guerra indiana, che anche qui, vuol dire, viene ricordato e onorato per la battaglia epica che fece con uno dei loro dei del mare. Pensate che quando arrivò l'onda tragica dello tsunami, l'unica cosa che non fu danneggiata fu questo tempio. Così si racconta e così probabilmente, sicuramente è stato. Ormai sono gli ultimi chilometri e arriviamo nella punta estrema del continente indiano. Questo è un luogo estremamente particolare, che era conosciuto come Cape Comorin, e oggi, in onore della Dea Vergine, anche qui protagonista di una delle loro storie epiche, Kanya Kumari, viene ricordato con il suo nome. Del Bengala, il golfo di Mannar, il mar Arabico, ed è l'unico posto dove si può vedere il sole sorgere dal mare e tramontare sul mare. Sì, perché siamo proprio sulla punta. E sono questi momenti, sia il sorgere che il tramonto, che sono veramente importantissimi per gli indiani, tant'è vero che sono indicate anche nelle guide turistiche, nelle cartine, come Sunset Point,
e si radunano insieme a noi che abbiamo goduto di questo spettacolo centinaia di persone, sì, quando è il momento. Un posto così talmente forte che coinvolse anche Gandhi, che qui ha vissuto per un periodo e che lo descrisse appunto come ne descrisse appunto l'emozione di trovarsi davanti a questi tre mari, e le cui ceneri poi, una volta cremato, soggiornarono anche per un certo periodo in questo posto qua, dove finisse questo continente e finisse la prima parte del nostro viaggio.